Maschile nel cinema, la mostra fotografica in bianco e nero di Aldo Franzò, allestita a Riccione fino al 31 agosto. La visitiamo con Giovanna Greco. Lando Buzzanca è il famoso Merlo maschio, da dove diciamo parte concettualmente tutto questo discorso della mostra, appunto diciamo maschio. Parte da lui perché da lui 40 anni, 50 anni, adesso non so più o meno quanto è passato, il maschio nella vita e nel cinema è stato stravolto. Vanitosi, ironici, timidi, teatrali, scanzonati, maschi. 83 scatti, rigorosamente in bianco e nero, nei 30 anni di carriera del fotografo Adolfo Franzò. Ciao Maschio, film di Marco Ferreri del 1978, diventa una mostra a Riccione nella bella villa Mussolini. Ho rubato il titolo a Marco Ferreri, ma non c'entra niente ovviamente col film di Marco Ferreri, perché mi piaceva solo Ciao Maschio, che non è un ciao maschio della serie chi l'ha visto più, ma è un saluto di benvenuto al nuovo maschio. Non si parla solo di bellezza, ma si parla anche di fascino, di allure, sex appeal, savoir faire, anche per cui ci sono tanti attori qui esposti che non sono belli visivamente, ma comunque ti affascinano per il loro insieme di qualità. Forse per me io farei solo fotografie in bianco e nero, perché cioè, per me fotograficamente parlando è il massimo, ma un glamour la foto in bianco e nero che non la trovi in nessuna foto a colori. Io ho deciso tutto bianco e nero, tutto verticale, tutti maschi.